Oh, when you're smiling, when you're smiling. Morning, signorina, where you walking? In the mouth of a new pen, you see the wise. I don't see the welcome making my window. C'è una vecchia cartolina di Bologna che dice: Bologna, se ci fosse il mare, specie in questi giorni, sarebbe l'ideale. Tu il mare lo porti in teatro? Ma sì, diciamo che proviamo a dare questa idea di navigazione, di libertà in fondo, no? Perché il mare, la fortuna del mare è proprio questa, è quel senso di libertà che evoca, e quindi perciò diventa un posto dove i pensieri possono essere grandi, larghi e lunghi. Si possono pescare o immergere. Sì, diciamo che è un elemento che per gli uomini e per le persone, diciamo, fondamentale, direi. Senti, il teatro ha questa capacità, no? Quella di creare questa, come dire, questo umore comune con lo spettatore. Il palcoscenico permette di raccontare storie, raccontare situazioni viste o situazioni che si possono immaginare. E questa grande responsabilità di coinvolgere le persone che sono lì sedute e invece diventano protagoniste. Questo è un po' un obiettivo che mi sono sempre prefisso nel proporre degli spettacoli miei in cui ero autore, prima ancora che interprete. Quest'idea di comunione, ora non è la comunione laica ovviamente, cioè creare proprio un rito laico, no? Quest'idea di unicità di questa serata che è irripetibile in fondo, no? Anche per te è irripetibile perché ogni sera è diverso. Beh sì, anche se poi siamo strutturati, sì, e abbiamo il nostro percorso da fare, il nostro testo da recitare, però il teatro che rimane per me l'esperienza principale, il live, insomma, esibirsi dal vivo, deve, come dire, affermarla questa specialità rispetto a tutto il resto, a questa idea di essere lì in quel momento con i corpi e in un'unicità, diciamo. E così è un evento ogni sera e questo si deve agevolare, proviamo ad agevolarlo con un contatto, stiamo lì, aspettiamo la gente che entra, ci parliamo, facciamo delle foto, proprio per creare questa idea di singolarità. Sì, sì, è molto importante per me nel tipo di spettacolo che facciamo. È ovvio che facessimo uno spettacolo più, sì, uno spettacolo più canonico, allora rispetteremmo ovviamente le consegne. Ma sono convinto che anche in un classico tu troveresti comunque lo spazio per interagire con le persone. Ma guarda, non mi fa tanto piacere, però devo riscontrare che anche, ovviamente, quando ho fatto delle cose, ne ho fatte tante, tanti testi, e mi ricordo che alla gente poi quello che in fondo colpisce è l'incidente, quando risponde al pubblico, squilla un cellulare, e quelle cose che permettono e fanno capire a tutti che siamo qui non in una routine, ma in una vita viva, certo. siamo vivi. Partecipiamo. E allora nel mio vecchio spettacolo dicevo proprio questa cosa all'inizio, che mi raccomando, non spegnete i telefoni cellulari, anzi se vi chiamano rispondete, eccetera, proprio perché volevo l'incidente, anche se mi dà fastidio, perché chiaramente nella supponenza che ha anche un attore in scena che vorrebbe il silenzio, vorrebbe quella sospensione, però da un lato i tempi sono cambiati e noi dobbiamo comunque capire cosa dobbiamo fare per andare avanti, riproporci al pubblico che è cambiato e sta cambiando, dobbiamo avere pubblico nuovo, coinvolgere i giovani con le loro, come posso dire, con il loro multitaschismo, cioè fanno 50 cose contemporaneamente, 2 ore in una sedia a vedere
dei pazzi che si dimenano senza offrire, insomma, dobbiamo ragionare. Ora io non ce l'ho una formula da proporre, però cerco con nel mio piccolo di avere un contatto maggiore con il pubblico e renderlo più partecipe, proprio, diciamo, non correndo il rischio del villaggio turistico, perché neanche quello vogliamo, però anche, come posso dire, diciamo, un coinvolgimento poetico, cercando il livello giusto di interplay, proprio per far sì che sia una serata memorabile. Senti, per chiudere, un l'onda può essere veramente buona, cioè auspichiamo questo? Beh, diciamo, abbiamo veramente bisogno di un'onda buona, e soprattutto uno dei doveri degli artisti è quello di dare sollievo, insomma, offrire spunti di riflessioni, e c'è chi lo fa benissimo, offrire la possibilità di incazzarsi, alimentare l'incazzatura per non sedare le menti. Non vogliamo essere oppio noi, però vogliamo comunque dare un sollievo, una serata di svago, possibilmente, ripeto, di un livello che sia ricco di sfumature e ognuno possa trovarci una possibilità di, non dico cambiare la propria vita, ma di provare a risalire la china. Preparati, preparati, sarà un grande anno. 5 secondi, 4, 3, 2, 1. Oh, when you're smiling.